confronti non solo di noi stessi, ma delle generazioni che ci succederanno, ed è quello di fare fino in fondo i conti con quella che è stata la nostra storia. In fondo, in Germania, i conti con il nazismo, soprattutto negli ultimi anni, quindi per carità con un grande ritardo, li si è cominciati a fare. In Italia i conti con il fascismo li si è fatti solo in parte. Io voglio qui utilizzare questo ultimo intervento, ultimi minuti di intervento, per raccontare un'esperienza che ho avuto come parlamentare. Ho fatto parte della commissione parlamentare di indagine sull'occultamento dei fascicoli relativi alle stragi nazifasciste. Già il fatto che debba esistere una commissione su questo argomento racconta un po' della nostra storia, cioè il fatto che per 50 anni, esattamente fino al 1994, presso Palazzo Cesi, e cioè la sede della procura militare a Roma, sono stati occultati 685 fascicoli relativi ad altrettante stragi nazifasciste perpetrate nel nostro paese, soprattutto nella fascia appenninica tra la Toscana e l'Emilia Romagna, dal 1943 fino al 43, inizio 44 e naturalmente aprile 45. 685 fascicoli, famoso armadio della Vergogna, sono stati trovati là. Badate bene che nell'immediatezza della esecuzione di queste cifre, tutti nei confronti di inermi, quindi di persone, di civili, disarmati, nell'immediatezza sarebbe stato possibile istruire dei processi e condannare dei colpevoli. Perché, tra l'altro, i servizi anglo-americani fecero indagini molto accurate. Ad esempio, la riapertura del processo su Marzabotto, che ha portato alla condanna di altri autori di quella tremenda strage, oltre all'Alter Reder, la si deve proprio a uno di quei fascicoli, dove i servizi anglo-americani fecero una serie di interrogatori dai quali risultava che c'erano delle persone, c'era tutto scritto nello studiato. Anziché istruire i processi, si presero tutti questi fascicoli, li si inviarono verso la procura nazionale. Allora l'argomento era che siamo nel 47, 48, 49, l'argomento era: vogliamo istruire una grande Norimberga italiana, quindi fare come in Germania un grande processo nei confronti dei criminali di guerra, nazisti, fascisti, eccetera. Dopodiché però di tutto questo non si vede più traccia. Quindi, i processi fatti in Italia ad autori di crimini nazifascisti, appunto come stragi, eccetera, si contano praticamente sulle dita della mano, ci furono Sergattini, ci fu Marzabotto, ci furono anche altri fatti importanti, però sulle dita della mano quei 685 fascicoli rimasero chiusi da dentro. Fortunatamente, grazie al loro rinvenimento, poi la procura militare poté istruire tutta una serie di processi. Recentemente c'è stata la sentenza della Corte Europea che ha negato la validità della richiesta di risarcimenti nei confronti delle vittime che avevano chiamato in causa la Germania. Io sono però abbastanza convinto che il vero risarcimento nei confronti di queste vittime, prima ancora che di carattere monetario, poi per carità se è possibile meglio, è un risarcimento storico, politico, cioè la verità, non solo la verità sugli eccidi, ma la verità sul perché per 50 anni quei fascicoli sono rimasti chiusi all'interno di quell'armadio, sul perché grande parte dei processi che a suo tempo si potevano istruire non si istruiva. La nostra commissione fu istituita nel 2003, ha lavorato fino alla fine della legislatura, fino al 2006, poi abbiamo approvato una relazione, che la verità allora, se vi ricordate, insomma, c'era una certa maggioranza, insomma, io sono stato tra coloro che hanno votato la relazione di minoranza. Però devo dire che insomma, agli atti di quella commissione ci sono alcuni elementi circa le ragioni dell'occultamento molto importanti. E un elemento fondamentale ci richiama direttamente alle cose di cui stiamo discutendo. E l'avamo nel primo
proprio dei primi anni dopo la fine di questo tremendo conflitto mondiale. L'Italia si apprestava a chiedere l'estradizione degli autori di crimini di guerra che erano avvenuti sul suo territorio, quindi tedeschi criminali di guerra. In quello stesso momento un altro Stato europeo chiedeva l'estradizione di criminali di guerra italiani, che era la Jugoslavia di Tito, perché avendo l'Italia, l'Italia fascista, occupato la Jugoslavia, in quelle terre purtroppo i nostri militari si macchiarono di crimini altrettanto efferrati, bisogna dire, quali quelli che furono compiuti qui dai tedeschi, aiutati dai fascisti. E abbiamo trovato agli atti del governo un memoriale detto Zoppi dal capo della Farnesina di allora, distato di suo pugno da Andreotti, che allora era sottosegretario alla presidenza del Consiglio di De Gasperi, e questo memoriale molto chiaramente dice qualcosa, guardateli bene dal chiedere l'estradizione dei criminali di guerra nazisti, perché se voi chiedete l'estradizione di questi, poi sarà impossibile resistere alla richiesta della Jugoslavia di chiedere l'estradizione dei criminali di guerra italiani. E questa è una delle ragioni per cui non si fecero i processi. Poi l'Italia riuscì ad evitare di estradare appunto gli autori di quegli eccidi italiani e non furono conseguentemente eseguite tutte le procedure giuridiche che avrebbero potuto portare all'estradizione dei tedeschi. Poi ci sono altri fattori, come ad esempio il fatto della guerra fredda. La Germania diventò uno dei pilastri dell'alleanza, del blocco occidentale, diventava difficile chiamarlo in causa direttamente. E poi ancora il fatto che sempre nel clima della guerra fredda vi furono una serie di criminali di guerra nazisti, uno me lo ricordo bene, si chiama Assa, che fu tra gli autori della strage alle fosse ardeatine, che passarono al servizio dei servizi segreti occidentali e proprio per questo non potevano essere perseguiti. Allora, tutto questo, che da raccontare effettivamente abbastanza forte, però dovrebbe fare parte di una sorta di restituzione di verità, ecco, a quelle povere vittime. Tenete conto, a proposito di Olocausto, che si parla di 5.000, migliaia di vittime civili, quindi di 5 o anche più di 1.000 vittime civili di eccidi che non hanno ancora in grande parte autori. Fatto della guerra nell'ex Jugoslavia ci richiama direttamente appunto a che cosa può significare in un meccanismo bellico la guerra contro i civili. Cioè tutte le guerre alla fine, portano a eccidi di questa natura, per cui io credo che, ancora una volta, mi confermo dell'idea che parlare di tutto questo vuol dire parlare davvero di qualcosa che ci appartiene molto da vicino. Per questo, dando la parola a Roberto, vorrei che, concludendo questa chiacchierata, ci parlasse un po' anche lui, di come